Buongiorno, ben ritrovati, un ben ritrovati in particolare ai colleghi ma anche a chi ci sta seguendo attraverso Facebook. Conferenza stampa di giunta ma ci sarà modo di parlare anche del Covid in particolare eh, per quanto riguarda l'attività di vaccinazione che oggi segna un altro momento simbolico e importante. Ne parleremo tra poco perché gli argomenti di giunta comunque sono densi, sono significativi sul fronte delle opere pubbliche, degli investimenti, dell'infrastrutturazione digitale del territorio. Per far questo, oltre al Presidente Fugati e all'Assessore Segnana, avremo qui con noi anche eh, dei colleghi dirigenti per entrare più nello specifico delle materie che ho appena accennato. Per prima cosa però la parola al Presidente e penso che vorrà affrontare il tema delle grandi opere, dei grandi investimenti eh, per far ripartire eh, l'economia del Trentino. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Oggi in Giunta abbiamo discusso di alcune tematiche sulle quali da, negli ultimi mesi si è lavorato anche in Consiglio Provinciale perché avevamo approvato nel... Um, verso la fine di novembre scorso, una legge ad hoc eh, sui lavori pubblici, sui commissari. Questo per cercare di eh, velocizzare e snellire, per quanto ovviamente eh, è possibile, eh, la messa in opera, la messa in cantiere delle opere pubbliche. Questa legge, approvata dal, dal Consiglio Provinciale, prevede la nomina di commissari che hanno potere diciamo, derogatorio rispetto ad alcune normative e rispetto ad alcuni eh, percorsi su determinate opere che devono essere individuate dalla giunta provinciale. Questa norma nasce a seguito anche delle modifiche a livello legislativo che sono state fatte a livello nazionale per il Covid, che anche lì nelle, nelle leggi sugli appalti sono, si è cercato di, eh, di, 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 di percorrere la via della semplificazione. Quindi abbiamo eh, individuato queste opere. Queste opere rientrano tra quelle che la Giunta Provinciale aveva già finanziato nelle, nelle precedenti leggi, leggi di eh, bilancio. La Giunta provinciale nel, ultimi, in questo corso scorso di legislatura ha finanziato un monte eh, di opere pubbliche eh, che si aggira fra i 450 e i 500 milioni di euro in questi due anni di, di, di legislatura. Queste opere sono quelle che consideriamo strategiche, quindi quelle che hanno una rilevanza, diciamo, sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto del traffico, sotto l'aspetto dei, dei trasporti, sotto l'aspetto dei collegamenti eh, fra territori eh, diversi, perché queste opere su cui si individua il commissario devono avere delle specificità particolari. Le opere individuate sono eh, cinque e le vedete nello, nello schema. Uno è la riorganizzazione e il raddoppio della SS 47 della Valsugana nel tratto tra Castelnuovo. E Grigno, un'opera che costa circa 61 milioni di euro. La seconda è la variante di Pinzolo 85 milioni di euro. La terza è il sottopasso di spini di Gardolo 11 milioni di euro. La quarta è la ciclovia del Garda, per un totale di, eh, di sia sulla parte diciamo lombarda che sulla parte veneta. Per un totale di risorse pari a 32 milioni di euro. E la quarta è la messa in sicurezza della viabilità del ponte di eh, Ravina, del sovrappasso di Ravina, questo anche nell'ottica del nuovo ospedale del NOT, che eh, l'auspicio ovviamente è che parta il prima possibile e sono 25 milioni di, eh, di euro. Questa eh, previsione avrà, andrà poi nella competente commissione consigliare l'individuazione di queste opere per essere... Diciamo, eh, poi, eh, accolta dalla, dalla giunta. A seguito di questo, si farà la nomina dei commissari, cioè persone ad hoc che seguono eh, queste opere. Saranno commissari esterni rispetto alla, alla pubblica amministrazione che avranno diciamo potere derogatorio importante su vari aspetti, aspetti tecnici. Io lascerei la parola al dottor Comper che ha eh, lavorato per la costruzione del, del disegno di legge sulla parte appunto tecnica. Sì, grazie Presidente. Eh, come eh, lei ha appena rappresentato, eh, i commissari straordinari per le opere provinciali sono previsti da una legge eh, del novembre, eh, provinciale del novembre 2020. Legge che eh, per l'appunto dà eh, la facoltà alla Provincia di nominare queste figure per la realizzazione e l'ultimazione di opere pubbliche o, o di interesse pubblico di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici che hanno per l'appunto un rilevante impatto sul tessuto socio-economico. Eh, L'individuazione delle opere che la Giunta ha già effettuato e, e individuazione che poi verrà portata a parere del Consiglio Provinciale doveva essere effettuata entro, entro 180 giorni dell'entrata in vigore della norma ma in questo caso evidentemente è già stata effettuata. I passaggi successivi sono quelli di ehm, adottare mh, da parte dell'organo esecutivo delle linee guida che andranno a disciplinare per l'appunto le prerogative di questa figura commissariale e eh, i suoi requisiti professionali e di onorabilità nel momento in cui andrà ad assumere un pubblico ufficio e quindi ciò richiede un ehm, importante ehm, rispetto delle norme relative alla incompatibilità, inconferibilità e sul possibile conflitto di interessi che si dovesse verificare. Il commissario, come diceva il presidente, ha dei poteri di deroga rispetto eh, alla normativa sugli appalti, assumendo la funzione di eh, stazione appaltante, deroghe che dovranno essere declinate puntualmente nel provvedimento della giunta provinciale e che potrebbero attenere ai tempi di realizzazione dell'opera ai criteri di aggiudicazione, alla procedura da scegliere in relazione ai vari lavori che il prima il Presidente ha eh, elencato e ai controlli che eventualmente dovessero essere fatti sul, sull'opera stessa. La giunta in questo atto andrà a mh, dare un obiettivo anche temporale alla realizzazione dell'opera, opera che dovrà realizzata, essere realizzata in queste, con queste tempistiche anche perché probabilmente la, ehm, il compenso che questi commissari avranno sarà per l'appunto strettamente legato ad, a, a questo obiettivo eh, di eh, efficienza. In effetti una delle domande che stanno arrivando riguarda eh, i tempi per eh, mettere in cantiere queste opere, non so se il Presidente vuole già rispondere a questa domanda sì. e poi vorrei pregare anche l'ingegnera Martorano di fare una carrellata veloce per vedere zona per zona qual è la caratteristica principale degli interventi. Prego Presidente. Su queste opere, eh, che alcune delle quali eh, hanno già un uh, iter progettuale che comunque è stato avviato nel corso del, dell'anno dell scorso, perché sono opere che eh, penso per esempio al raddoppio della Valsugana, così come alla variante di Pinzolo, così come alla ciclovia del Garda, sono opere che, erano, che sono già state finanziate, che hanno già avuto un avvio. Eh, progettuale. Quindi noi in linea di massima riteniamo che queste opere possano vedere la partenza nel corso del, del, del 2022 e del 2023 con tempi diversi tra, tra un'opera e, e l'altra. Tenendo presente per esempio che la ciclovia del Garda ha già avuto una importante accelerazione negli ultimi, negli ultimi mesi che si, si procede a stralci ma che già si sta lavorando. Bene, allora ingegner Martorano, vediamo molto rapidamente eh, opera per opera. Buongiorno a tutti. Allora, la prima opera che ha citato il Presidente riguarda una seconda rotatoria di svincolo. Il terzo intervento, importante anche dal punto di vista turistico, riguarda la ciclovia del Garda. E, che per quanto riguarda il territorio trentino eh, si sviluppa per circa 15 km, suddivisi più o meno in maniera uniforme sul settore ovest, quindi eh, dal lato diciamo, verso Limone, circa 5 km sul tratto nord e altri 5 sul tratto est. Eh, L'intervento per quanto riguarda diciamo sempre la nostra provincia è suddiviso in eh, varie unità funzionali. Attualmente siamo prioritariamente concentrati sulla parte ovest, eh, per la quale sono già stati iniziati due cantieri: quello che si sviluppa dalla Riva del Garda fino alla partenza della salita della Ponale. E eh, l'intervento invece di messa in sicurezza delle pareti sovrastanti, sempre la zona della, della Ponale. Eh, due interventi invece sono in fase di progettazione avanzata, e nello specifico il tratto di proseguimento dopo eh, la, diciamo, la salita della Ponale fino ad arrivare alla galleria di Orione. Eh, il progetto è già sviluppato a livello definitivo ha già superato anche la fase della conferenza dei servizi e in questo momento stiamo sviluppando la progettazione esecutiva. Il terzo intervento, è abbastanza avanzato anche questo in fase di progettazione eh, definitiva barra esecutiva, riguarda l'ultimo tratto di circa 100 metri a ridosso del confine con la provincia di Brescia, eh, urgente per mettere in sicurezza il, la connessione del tracciato realizzato nella zona di Limone con eh, il, il tracciato diciamo, Trentino. Il quarto intervento anche questo molto importante e significativo dal punto di vista tecnico eh, riguarda la soluzione del nodo eh, di accesso al, all'ospedale di Trento e all'abitato di Ravina. In particolare, il progetto mira a risolvere i problemi di criticità legati alla sicurezza dell'attuale cavalcavia, che sarà eh, sostituito con un nuovo eh, sovrappasso a quattro corsie, quindi due corsie. Per ogni senso di marcia e questo consentirà appunto di migliorare in maniera importante e gli aspetti di sicurezza. Contestualmente verrà realizzata all'attuale piano campagna una rotatoria di grande diametro che consentirà di eh, accedere al presidio ospedaliero nonché alla, alla, viabilità, alla um, viabilità locale e al ponte di Ravina. Ponte di Ravina che peraltro è tra gli interventi oggetto di, eh, di ricostruzione in quanto eh, si prevede diciamo, la sostituzione di questo ponte con un, un ponte nuovo. L'ultimo intervento interessato dai commissari riguarda invece la città di Trento, in particolare siamo allo svincolo eh, diciamo nella zona di accesso alla località Spini di Gardolo dove abbiamo la necessità di eliminare sia l'interferenza con la ferrovia sia il, da parte semaforica che eh, crea evidentemente rallentamenti significativi sulla circonvalazione, sop so 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 soprattutto nelle ore di punta. L'intervento prevede una nuova viabilità che si stacca dalla eh, rotatoria all'altezza del della Bermax per sottopassare la ferrovia Trento-Malé e connettersi con la viabilità di accesso alla zona produttiva. Oltre alla viabilità stradale, il progetto prevede anche la realizzazione di due sottopassi ciclopedonali che consentiranno di eh, mettere in sicurezza anche l'utenza debole nel passaggio diciamo, dalla, dalla zona dell'asta dell del Brennero a via delle palazzine e alla zona eh, produttiva di Spini. In questo caso il progetto anche qui è a livello avanzato, abbiamo già una progettazione definitiva e contiamo nel corso del corrente anno di sviluppare anche la progettazione esecutiva. Una domanda per lei, Ingegner Martorano. Un collega ci chiede se la normativo diciamo, l'attività attività del commissario eh, consentirà di accelerare in particolare la realizzazione delle opere intervenendo sulla parte relativa alle tempistiche in taluni casi potrà eh, diciamo, ridurre le tempistiche legate alle opere, potrà definire le modalità più opportune per la relazione degli appalti, fermo restando il rispetto di quelli che sono i, i principi comunitari. Sarà proprio il commissario poi che, caso per caso, in relazione alle singole tipologie di intervento potrà. Eh, diciamo, valutare quali sono le eh, opportuni eh, passaggi che possono essere eh, diciamo ridotti, come diceva prima anche il, il collega dottor Comper, ad esempio eh, evitando alcune fasi legate alle concertazioni piuttosto che all'acquisizione di alcuni pareri quando questi non siano pareri eh, importanti, quali quelli ambientali o paesaggistici. Presidente, una domanda per lei sempre sulle opere, come saranno finanziate? No, queste opere sono già state finanziate nell appunto, nel, nella precedente legge finanziaria, quindi i soldi ci sono già. No, il problema non è in questa fase di queste opere il finanziamento, il problema è cercare di eh, velocizzare il più possibile la messa in cantiere delle opere, perché sappiamo quali sono le giuste lamentele che arrivano dal, dal settore e, e dai cittadini che attendono con ansia, diciamo in certi casi, anche eh, la definizione di queste opere. E molte volte tra la messa a bilancio delle risorse e, e l'appalto, eh, soprattutto se sono opere importanti, perché queste qua sono opere di una uh, valenza finanziaria rilevante, stiamo parlando per lo più di grandi opere, e I tempi per arrivare all'appalto sono, sono lunghi anche per questioni tecniche difficili da risolvere. Quindi non è un problema finanziario su queste opere, qui stiamo lavorando per eh, accorciare i tempi. È chiaro che è una norma innovativa che dovrà essere anche pesata, che dovrà essere voglio dire, eh, preparata e, e, e anche capita strada facendo, ma che potrà venire utile anche per eventuali altre opere che decideremo di, di finanziare con le leggi a venire, perché eh, la problematica è sempre quella, quella di una volta che, che ci sono le risorse, e questo è un problema soprattutto in questa fase storica, però una volta che le, si, si sono trovate le risorse riuscire a velocizzare eh, l'appalto. Quindi questa è una legge innovativa, riteniamo di essere i primi in... In Italia a fare una legge di, di questo tipo a seguito della modifica delle leggi fatte a livello, a livello legislativo nei, nei mesi scorsi e va anche, voglio dire, capita e, e, e corretta, magari strada facendo nelle sue percorribilità tecniche. Ecco un collega ci chiede se è tutto a posto con l'iter della legge a Roma in termini di impugnativa. Sì, al momento non abbiamo avuto notizie, non è ancora. Non sono ancora trascorsi 60 giorni, uh, sarà verso, ne mancherà, mancano ancora, uh, ancora dei giorni, però al momento non abbiamo avuto notizie in tal senso. Allora, Presidente, prego. Ci sembrava giusto comunque iniziare. Sì, eh, nella descrizione di queste cinque opere ce ne sono alcune che riguardano il Comune di Trento, con cui eh, c'è stato un incontro ieri tra lei, il Sindaco, e i tecnici di riferimento. Vogliamo entrare un po' nel dettaglio per eh, questa parte relativa al capoluogo? Sì, nella giornata di ieri abbiamo incontrato il Sindaco di Trento per fare un punto sui lavori che abbiamo in, in comune sul territorio di Trento, fra provincia e amministrazione, Comunale. Uno di questi temi che abbiamo trattato è quello delle opere pubbliche. Due di queste opere pubbliche, con i commissari, sono su Trento perché il viadotto, eh, la viabilità del nuovo ospedale di Ravina e quindi il viadotto di Ravina nonché la, mh, il sottopasso alla località di Spini di Gardolo sono su Trento. Su Trento, però, in questo sempre nelle ultime leggi finanziarie, abbiamo finanziato ulteriori opere che riteniamo importanti per. Diciamo per la viabilità su Trento, che riguardano, una è l'adeguamento del viadotto di Canova, che come sapete eh, c'è già in sé il viadotto, però deve essere eh, reso più moderno, e deve essere reso più sicuro. La cifra è rilevante perché eh, diciamo l'adeguamento del viadotto in totale pesa, circa, pesa 49 milioni di euro, quindi è una cifra in, uh, importante, però per motivi diciamo, di sicurezza, eh, deve essere eh, messo in una fase di manutenzione e in una fase di, di ammodernamento. Un'altra opera che riguarda sempre il, il, comune, eh, il comune di Trento, questo che vedete appunto è il rifacimento del, del viadotto di Canova, andiamo avanti con la slide, questo qua da 22 milioni è sempre quello del viadotto eh, di Ravina di prima, andiamo avanti. Mentre questo invece è un altro ponte, è il ponte eh, a Ravina sull'Adige, eh, l'ammontare sono 10 milioni e mezzo, questo non l'abbiamo messo tra le opere diciamo, uh, strategiche dei commissari, perché diciamo, ha meno strategicità rispetto ad altre, però è un'opera che, che è stata finanziata e sono 10 milioni e 500 uh, mila euro. Questo qua è il uh, Collegamento ai Spini di Gardolo che abbiamo detto prima di 11 milioni e poi c'è un'ultima un piccola rettifica che è il raddoppio dell'uscita 6 nella tangenziale di Trento che sono 230 mila euro. C'è anche una tabella riassuntiva, eh, Presidente, che fa vedere l'impegno sul comune di Trento. No? Vediamo se dalla, dalla regia eh. riescono a, a trasmetterla, così la commentiamo prima il di. Comune di Trento l'ammontare di queste opere è di circa 92 milioni 92 milioni 730 mila euro che sono state messe a bilancio per eh, queste opere ecco tra gli interventi non si parla soltanto di strade ma anche di edilizia scolastica sono delle opere attese anche queste sull'edilizia scolastica che eh, anso, queste sono opere che hanno diciamo anche una loro maggiore eh, Storia, nel senso che sono state finanziate nei periodi precedenti comunque stiamo arrivando alla fase finale della eh, progettazione si tratta del, di un'opera di 21 milioni che è la realizzazione della nuova sede dell'istituto Pertini e l'altra opera eh, di eh, 13 milioni e 700 mila euro che è la nuova sede del liceo artistico eh, Vittoria Ecco, ci sono anche delle opere che sono connesse a un altro tipo di infrastrutturazione, quella digitale, Presidente. Eh, abbiamo invitato anche l'ingegnere sì. Simonetti per fare il punto dei lavori. In questi mesi abbiamo anche voluto, insieme al dottor Simonetti, che segue per conto mh, della Giunta Provinciale, tutta la partita legata al, al digitale e, alle, e alla fibra ottica. Eh, noi sappiamo che. In passato la provincia aveva investito molte risorse sull'ammodernamento del tecnico del, della nostra fibra ottica sul territorio. Sappiamo anche che c'è un'impresa um, nazionale Open Fiber che ha, diciamo, per conto uh, dello Stato che segue per decisioni prese in passato questo che Open Fiber segue sul nostro territorio questi, questi progetti e questi lavori. Ci è stato segnalato più volte e da, da parte delle categorie interessate una carenza eh, di, eh, di fibra ottica e ci è stato segnalato di provare ad accelerare il più possibile conoscendo anche le criticità che Open Fiber ha non solo in Trentino ma su vari territori nazionali. Quindi abbiamo fatto una ricognizione della, della situazione e crediamo che la fibra ottica su un territorio che eh, si deve efficientare, che deve ammodernarsi, che deve essere innovativo, che deve essere anche turistico, deve dare la possibilità nella maggior parte dei territori di avere un segnale, un segnale importante e quindi abbiamo fatto questa, questa verifica generale della situazione e comune per comune, territorio per territorio per capire dove siamo arrivati ad oggi su determinati territori con i lavori magari già eseguiti e già finiti, dove siamo arrivati invece su altri territori con la progettazione e dove pensiamo di eh, finire in termini di tempo eh, su tutto il territorio trentino l'implementazione del digitale. Quindi lascerei la parola al dottor Simonetti che sta seguendo per la, per la provincia questo percorso. Bene, buongiorno. E prima di introdurre eh, l'aspetto realizzativo sul nostro territorio, volevo fare un, una piccola premessa a modo di glossario, nel senso per capirci di cosa stiamo parlando. Fino ad oggi il eh, termine banda larga eh, sottintendeva le connessioni in eh, cosiddetto rame, quindi la canonica DSL che portava connessione al massimo a 20 megabit. Eh, ultimamente anche eh, in base a disposizioni europee e all'agenda digitale eh, nazionale 2020 si sta parlando di banda ultralarga la banda ultralarga viene eh, diciamo, erogata sul territorio in due modalità eh, diciamo in tre modalità quelle cablate sono quelle che portano la fibra fino agli armadi e poi eh, l'ultimo tratto viene fatto comunque in rame quindi in una soluzione misto fibra rame la cosiddetta FDTC, quindi Fiber to the Cabinet, con possibilità di erogare banda fino a 200 megabit, quindi prestazioni decisamente superiori rispetto alla vecchia ADSL. Quando si parla invece di fibra eh, total, totalmente fibra, quindi full fibra fino alle abitazioni, eh, è la cosiddetta FTTH, quindi Fiber to the Home. Con queste connessioni, fibra eh, piena fino alle abitazioni, non ci sono, non ci sono problematiche di connessione perché l'erogazione della banda può essere addirittura anche fino a gigabit e anche oltre. Quindi, quello che si sta facendo in questo momento sul territorio, appunto con l'ausilio di Open Fiber da un lato e di Team dall'altro, è quello di implementare l'infrastrutturazione del territorio con queste modalità tecniche. Non dimentichiamoci che poi anche la banda ultralarga viene, verrà erogata anche tramite il 5G, che è una modalità chiaramente in, eh, immobile. E il territorio eh, nazionale è stato suddiviso diciamo, in aree a fallimento di mercato e in aree dove il mercato diciamo, risponde, per cui le aree a fallimento di mercato che sono, definite, sono le cosiddette aree bianche, su quelle interviene il progetto di Open Fiber che è un progetto eh, finanziato dalla provincia, dallo Stato e dalla comunità europea per un terzo eh, a, a testa. Allora, i numeri eh, del progetto Open Fiber, che inizialmente diciamo, ha stentato a decollare anche perché è un progetto complessivo a livello nazionale molto complicato, fatto in partenariato pubblico privato, e ha, attualmente portano comunque a una disponibilità di servizio su 30 comuni, abbiamo 93 cantieri aperti. 103 progetti esecutivi approvati. In progetto ci sono 35 progetti, eh, quindi pronti da essere completati, e ci sono ancora 76 comuni da progettare. Questa con la vecchia numerazione eh, che prevedeva appunto che nel Trentino c'erano 214 comuni quando è partito il progetto. Andando sul grafico, eh, vediamo che comunque rispetto all'inerzia eh, originaria del progetto, dove vediamo che nel 2018-2019 i numeri erano ancora bassi. Nel 2020 c'è stato un sensibile incremento delle attività sia in termini di progettazione che di realizzazione e, e quindi contiamo eh, di proseguire con questa accelerazione anche nel 2022 per completare il progetto nella sua interezza nel 2022. Questo progetto, ribadisco, è il progetto che riguarda le aree a fallimento di mercato, quindi la maggior parte dei comuni trentini, quelli chiaramente più piccoli e quelli nelle aree più periferiche. In questo momento, eh, sotto il grafico, vediamo i numeri delle unità immobiliari servite in modalità FTTH, quindi fibra, totalmente fibra. In questo momento siamo a 20.000 unità immobiliari potenzialmente servite da questo progetto, con l'obiettivo lo, di arrivare nel 2022 a 212.000 unità immobiliari servite. Accanto al progetto di Open Fiber, che appunto lavora con soldi pubblici, quindi è un, un progetto di eh, concessione a realizzare e a gestire la rete. Eh, C'è il progetto di Team sul, che è un progetto che viene fatto autonomamente con eh, soldi privati da parte della società del, del monopolista a livello nazionale. La società eh, in questo momento, eh, a partire da febbraio, dopo la liberatoria da parte dell'autority a livello nazionale, ha dato una forte accelerata alla realizzazione del cosiddetto FTTC, quindi la fibra che arriva fino agli armadi, quindi una soluzione misto fibra-rame. I numeri anche qui sono importanti perché eh, se vediamo quello che è stato fatto fino al 2019, nel, fino al 2019 erano stati cablati 360 armadi per un totale di 74.000 unità immobiliari servite. Nel solo 2020 abbiamo più che raddoppiato le cifre per cui siamo passati a ulteriori 460 armadi e 92.000 unità immobiliari ulteriori eh, potenzialmente servibili da questa tecnologia il Totale nel 2021 nel primo semestre del 2021 ci porterà ad avere circa 180.000 unità immobiliari servite con la modalità FTTC. Quindi con una copertura eh, che riguarda più o meno l'86% delle famiglie del Trentino. Eh, in parallelo, TIM eh, team sta eh, autonomamente, acceler autonomamente accelerando anche su altri progetti, per cui sulla città di Trento sta portando. Fibra in tutte le case nel circa il 75% delle unità immobiliari, ha avviato un progetto di eh, cablaggio in fibra anche nel comune di Rovereto, Riva del Garda e Arco e probabilmente anche nei prossimi giorni verrà anche autorizzata la copertura in FTTH nei comuni di Canale 6 e a Madonna di Campiglio per quanto riguarda il comune di Pinzolo. Quindi anche in questo caso abbiamo eh, notato una forte accelerazione dovuta al fatto che questi programmi che erano. Eh, orientati sul 2024-2025 sono stati portati sugli anni 2021-2022, quindi diciamo eh, riducendo eh, radicalmente i tempi previsti in origine. E in questo momento la provincia eh, sta accompagnando queste operazioni di questi due eh, operatori, appunto, uno che opera sulle aree a fallimento di mercato e uno che opera sulle aree invece dove il mercato interviene autonomamente aiutando eh, questi diciamo, queste operatori a lavorare con delle norme più semplificate. Quindi abbiamo messo in piedi conferenze di servizi che, eh, in cui stiamo passando dai quattro mesi ai tre settimane per autorizzare i progetti, quindi tutta un'attività di supporto e di accelerazione nei confronti di questa infrastrutturazione. Altro tema eh, che, eh, sicuramente, eh, eh, a cui abbiamo posto attenzione è quello della comunicazione. C'è un sito della provincia che è Trentino Rete, eh, supportato da Trentino Digitale, che dà le informazioni eh, giorno per giorno di come si sta evolvendo la rete sul territorio. Qui vedete un'immagine, eh, una, una mappatura del territorio trentino dove vediamo lo, lo stato di avanzamento del, delle, delle attività. E altro tema su cui eh, la provincia eh, ha deciso eh, di dare impulso è quello della eh, realizzazione delle reti 5G sul territorio provinciale. Come dicevo prima, la banda ultralarga può essere regolata in modalità anche mobile, quindi con le eh, reti di telefonia cellulare, le eh, canoniche reti di telefonia cellulare. E in questo senso, per dare accelerazione, anche qui è stata, fatto una, è stata proposta una riorganizzazione interna in cui... Eh, ci sarà un'unità eh, che seguirà eh, la programmazione e la, diciamo, il coordinamento di queste attività sul territorio. Anche in questo campo prevediamo di introdurre delle norme di semplificazione proprio per accelerare lo sviluppo delle reti sul territorio. Sempre rimanendo in tema di telecomunicazioni, un altro progetto che stiamo seguendo con attenzione è quello della copertura con il segnale mobile delle gallerie. Nel primo semestre del 2021 saranno implementate progressivamente con impianti multioperatori eh, le gallerie del Agnese, Dom, Aguai, Casale, Motte, Ballandin, Limarò e Fricca. Per cui nel settore ovest del Trentino la copertura con segnali di telefonia mobile nelle gallerie passerà dal 24 al 71%. In questo momento è anche in fase di definizione un progetto complessivo sulle gallerie che va a prevedere l'efficienzazione anche sotto il profilo energetico e una copertura della telefonia mobile su tutto il territorio. E un paio ancora di questioni legate al passaggio della televisione al futuro standard del digitale terrestre. La provincia di Trento sarà interessata da, questo, eh, da questa evoluzione del digitale terrestre fra il 1 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 per eh, diciamo, eh, favorire questo eh, passaggio al digitale terrestre di seconda generazione. Ci sono ormai accordi ben precisi col Ministero per cui la provincia anche in questo caso supporterà l'attività del Ministero sul territorio provinciale. Ultimo, ma diciamo, non meno importante, il progetto scuole. Abbiamo messo in pista con l'aiuto di Trentino Digitale e di Infratello un progetto dedicato alle scuole, per cui partiamo già da una situazione diciamo, buona, per cui ci sono un 50% delle, degli istituti scolastici che sono già collegati in fibra, però con questo progetto contiamo di portare al 100% tutti le, le, diciamo, gli istituti scolastici del Trentino. Bene, grazie ingegnere Simonetti. Eh, dico ai colleghi che le slide di dettaglio saranno reperibili come sempre sui nostri siti e eh, allegati ai nostri comunicati stampa. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'assessore Segnana. Quindi chiedo al Presidente se vuole chiudere questo capitolo legato sì. alla Giunta, per poi passare a quello invece più attinente alla sfera Covid. Sì, è interessante quello che ha detto il dottor Simonetti, anche il tema del collegamento telefonico all'interno delle gallerie del Trentino, su cui abbiamo lavorato, si sta lavorando in questi mesi, perché sappiamo che in alcune zone del Trentino, quando passi in macchina, cade eh, in alcune gallerie eh, la linea direttamente. Ecco, questo passaggio dal 24 al 71% della copertura, stiamo lavorando soprattutto sulla parte ovest in questa fase, ma poi si lavorerà anche sul resto, è un eh, messaggio comunque di un investimento importante. Grazie presidente. Allora, la signora è appena arrivata da eh, un altro punto vaccinazioni che ha assunto anche un valore simbolico da, già che hanno aderito eh, i rappresentanti degli ordini professionali, proprio per dare un segnale dell'importanza di sottoporsi al vaccino. Ci vuol raccontare com'è andata stamattina assessore? Sì, buongiorno a tutti. Oggi è stata una giornata veramente importante per quanto riguarda il, la vaccinazione che stiamo apportando in tutto il Trentino. Questa mattina presso il, il Centro Servizi Sanitari eh, di Viale Verona i presidenti degli ordini delle professioni sanitarie e sociali si sono vaccinati proprio a dimostrazione del fatto che eh, sia importante vaccinarsi, ma soprattutto per dare il segnale a tutti gli operatori sanitari, professionali, appunto anche delle eh, sociali, dell'importanza del vaccino. Un segnale che comunque è stato già ampiamente raccolto da, da tutti i professionisti sanitari, perché vediamo che le vaccinazioni in Trentino sono veramente eh, un numero molto elevato. Alle 8 di questa mattina erano già stati effettuati 5.546 vaccini. E di cui più di 1100 nelle, per, per gli ospiti delle RSA quindi 1861 eh, sono i, le, gli ospiti delle RSA che sono stati vaccinati alle 8 di questa mattina e credo che questo sia veramente un segnale importante eh, un messaggio veramente importante e oggi i presidenti appunto delle, degli ordini professionali erano eh, lì presenti e si sono tutti vaccinati alla presenza anche della stampa quindi credo che sia veramente un segnale importante. Per quanto riguarda la questione dei vaccini: anche questa settimana sono arrivate le 5.800 dosi che avevamo atteso, sono arrivate in due tranche, quindi eh, questo significa che non sempre arrivano con la puntualità con la quale ci vengono comunicati, però insomma sono arrivati e questo sarà il trend settimanale, almeno per quanto ne sappiamo fino, fino ad oggi. E attenderemo anche che eh, nel mese di gennaio arrivino delle dosi del vaccino di Moderna, anche di questo si è parlato l'altra mattina in una, alla conferenza regioni, alla presenza appunto del eh, commissario Arcuri, del ministro Speranza e del ministro eh, Boccia, eh, con tutte le regioni e le province autonome e appunto ci hanno illustrato un po' quali saranno eh, le previsioni degli Arrivi. Però ovviamente fino ad oggi noi non abbiamo né eh, dati ufficiali né soprattutto numeri ufficiali, però noi riteniamo veramente di iniziare a fare una campagna vaccinale importante. Nel, nella giornata, così abbiamo anche parlato nell'incontro con il dottor Ioppi del, dell'Ordine dei Medici. Con il quale ci incontreremo la prossima settimana per eh, valutare anche proprio una loro collaborazione nella vaccinazione dei medici. e Da parte loro c'è un'ampia eh, un collaborazione. Di questo, appunto, ringraziamo veramente tutti coloro che eh, quotidianamente cercano di dare una mano anche all'azienda sanitaria proprio per, per riuscire a portare avanti questa, questa vaccinazione. E, mh, credo, appunto. Ecco, un, magari un dato importante, dei 5.800 vaccini che arrivano, le indicazioni del Ministero sono di tenerne da parte più o meno un terzo per fare la seconda dose, perché sappiamo che chi viene vaccinato dopo 21 giorni deve effettuare la seconda dose del vaccino, quindi non possiamo utilizzare tutti eh, i vaccini che arrivano settimana per settimana proprio perché dobbiamo tenerne da parte una parte per eh, fare la seconda vaccinazione, questa è l'indicazione che arriva dal Ministero. Per quanto riguarda invece i dati di, di oggi, visto che mh, approfitto del, del momento per aggiornare, eh, sono stati effettuati 1058 tamponi molecolari di cui 52 di questi sono risultati positivi e di questi 28 hanno confermato la positività eh, di tamponi antigenici fatti nelle, nei giorni precedenti. E 1996 sono i tamponi antigenici che sono stati effettuati, di cui appunto 235 sono risultati positivi. Purtroppo il numero delle persone anziane è sempre molto elevato. Eh, di tutti i positivi che appunto sono stati calcolati, 58 hanno più di 70 anni e sappiamo che questo dato ci preoccupa non solo per il numero di anziani che potrebbero essere ricoverati, ma anche per i decessi di cui anche oggi registriamo. Decessi che sono avvenuti presso i nostri ospedali. L'età va dagli 82 anni ai 90 anni, e di questo punto eh, speriamo che il messaggio riesca a passare, soprattutto tra gli over 70 che purtroppo ogni giorno sono sempre un numero troppo alto, troppo elevato di, di contagiati. Eh, abbiamo. 401 persone ricoverate presso eh, i nostri ospedali, di cui 46 sono in terapia intensiva. Nella giornata di ieri ci sono stati 29 nuovi ricoveri e 32 dimissioni. Questi i dati quindi ad oggi. Grazie, un'anticipazione assessore che i colleghi avranno sicuramente apprezzato e annotato e ci sono delle domande per quanto riguarda sia i vaccini ma anche sul cosiddetto tema della colorazione delle regioni. Magari su questo volevo coinvolgere il Presidente. Eh, Covid Trentino, regioni ad alto rischio, scrive un collega per l'Istituto Superiore della Sanità, le risulta questa eh, diciamo indiscrezione? Che significa eh, appunto questa possibilità che eh, il rischio di essere declassati eh, divenga concreto, Presidente? Ma no, non credo che, che i numeri del Trentino, che ha un RT a 0,81, mi pare 85, eh, possano portare oggi a una classificazione diversa. comunque. Attendiamo con serenità come abbiamo sempre atteso nel, nei mesi scorsi e nelle scorse settimane, però riteniamo che se ad oggi non abbiamo avuto nessuna eh, comunicazione riteniamo che la situazione rimanga, rimanga stabile e quindi poi nella giornata di domani ci sarà l'ufficializzazione. Sempre per eh, i collegamenti con la capitale, Presidente, ci sono delle novità anche sulla fornitura dei vaccini, cioè un aumento delle dosi per il Trentino? C'è un collega che ce lo chiede e che ci fa notare che con questo ritmo eh, ci vorrà molto tempo per vaccinare 150.000 persone, eh, 2.900 a settimana considerando le due dosi. Ma ci sono... non è un problema nostro questo? Il, non, il Trentino non può andare ad approvvigionarsi da solo, come ritengo sia anche giusto che sia, francamente. Quindi noi ci approvvigioniamo sulla base di quanto si approvvigiona il governo nazionale, il quale distribuisce sul territorio le dosi in, in linea percentuale rispetto ai territori. Quindi non è che eh, ci sia qualcuno più bravo di altri o qualcuno meno bravo nell'approvvigionarsi di dosi. Tutti ricevono le dosi sulla, propria, sulla base della... Uh, di caratteristiche statistiche diciamo. Eventualmente uh, si può fare un ragionamento su chi non riesce a utilizzare le dosi e questo è stato un tema che qualche Presidente di Regione ha anche posto al Governo cioè se tu dai 100 dosi a una Regione ma la Regione ne utilizza solo 20 cosa se ne fa delle altre 80? È meglio darle a chi di queste 100 dosi ne utilizza 60 o meglio ne ha, ha una capacità di somministrazione diversa. Però eh, su questo tema sentiamo che bisognerebbe vaccinare questa categoria o quest'altra categoria. Io dico di sì a tutti, non c'è nessun tipo di, di, di problema, però i numeri sono questi e, e non è che il Trentino può, e sarebbe, io tengo anche sbagliato, pensare di andare avanti a altre regioni per approvvigionarsi autonomamente in modo privato. Eh, Chi si approvvigiona il governo, vediamo che ci sono nuove, eh, nuovi vaccini che vengono classificati come, eh, come utilizzabili e quindi auspichiamo che da questi vaccini poi che sia un ulteriore invio uh, sul territorio da parte del governo delle, delle dosi che, che riguardano i singoli eh, territori. L'interesse primario è sulle categorie sanitarie e sugli anziani. E torno a rivolgermi agli, agli anziani perché vedete che i numeri di oggi confermano che eh, anche se il Trentino rimarrà in zona gialla, e comunque i numeri sono critici all'interno degli, degli ospedali, sia nelle terapie intensive che nell'altro reparto, diciamo di alta intensità e di media intensità. Eh, la gran parte delle persone che finiscono in terapia intensiva e che poi decedono anche, perché di quelli che finiscono all'ospedale poi c'è anche una percentuale che decedono, perché questo se, bisogna anche dirselo, e di quelli che finiscono nelle alte, nelle alte intensità e nella media intensità, la gran parte di questi sono ultra settantenni. E quindi il mio invito che eh, ho fatto nel, nei, nei giorni precedenti e nelle settimane precedenti ad una particolare attenzione eh, per gli anziani è, eh, lo rinnoviamo, perché non... Eh, Trovo, diciamo anche, io trovo giusto che determinate categorie vengano a dirci Presidente, noi eh, siamo chiusi perché c'è eh, il Covid, perché purtroppo le restrizioni portano a determinate categorie che vengono chiuse o non... O non lavorano, dobbiamo anche far passare il messaggio e chiediamo l'aiuto di tutti, chiedo l'aiuto di tutti di far passare il messaggio sulle nostre categorie, sui nostri ultra settantenni che è brutto dirlo, mi dispiace dirlo, so che si arrabbiano con me, però è così: che devono uh, restare a casa, devono rispettare le regole, devono muoversi il giusto necessario per fare le le, le, le operazioni diciamo uh, che si possono fare, salute. Uh, lavoro e, 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 e questioni eccezionali. Altro non si dovrebbe fare. Le categorie economiche eh, partiranno prima, prima che le nostre terapie intensive, i nostri ospedali si svuotano. Per fare questo occorre che coloro che sono in gran parte i fruitori delle terapie intensive, loro malgrado, e, eh, delle, e, de, e degli ospedali, cioè gli ultra settantenni, eh, rispettino le regole. Altrimenti non ne usciremo. Saremo qui anche fra... Uh, dobbiamo aspettare di vaccinare tutti, ma vaccinare tutti nel frattempo le attività sono chiuse e, e, e l'economia non riparte. Ecco, molto chiaro, Presidente. Ma ci, ci torniamo perché c'è una domanda: lei ha citato se restiamo a zona gialla, e un collega ci dice. Ma allora, eh, anche in considerazione dell'appello fatto per gli anziani, ma estendendolo eh, come considerazione generale sul tema dei ristoranti e delle attività economiche, il collega chiede se. State valutando eventuali restrizioni per cercare di tenere basso il livello del contagio e soprattutto il ricorso all'ospedale? Ma francamente veniamo da, quindi, da 20 giorni di zona rossa, che restrizioni dobbiamo pensare? I, i, I contagi non calano e le terapie intensive non diminuiscono, insomma veniamo da 20 giorni di zona rossa, quindi... Pensare a ulteriori restrizioni per, sulle categorie economiche lo trovo anche abbastanza difficile dopo 20 giorni di zona rossa. Quindi, se invece finiremo, quindi restrizioni autonome voglio dire, se invece dovessimo finire, ma diciamo così non sarà, in zona arancione, è chiaro che le restrizioni saranno automatiche, ma eh, con i dati di ultima settimana, pur se pesanti, pur se gravi, non riteniamo di non eh, siamo. For, diciamo, siamo Uh, fiduciosi che questo possa non accadere. Ecco, siamo in chiusura, Presidente. Di solito le conferenze di giunta si prestano anche a un'apertura alle varie. Non so se vuoi rispondere a questa perché non c'entra niente con gli argomenti che abbiamo affrontato finora. Riguarda gli Stati Uniti e la vicenda di Donald Trump. Eh, lei ha detto, ricorda un collega, che avrebbe votato per Trump. Adesso, dopo questi fatti che abbiamo tutti letto, lo rivoterebbe? Beh, è chiaro che i fatti accaduti sono gravissimi. E non ritengo che riguarda il, i repubblicani in generale, riguarda la figura di Trump che chiaramente dopo questi fatti eh, non è sicuramente più eh, difendibile, però quando mi era stata posta la domanda ovviamente non si potevano pensare a quello che poi sarebbe accaduto. Grazie Presidente, grazie Assessore Segnana e ai colleghi che sono intervenuti. Ringraziamo anche chi si è collegato che non abbiamo coinvolto, il tempo però è passato abbondante. Chiudiamo qui questa conferenza stampa, vi auguriamo buon proseguimento di giornata.